Il recente scandalo che ha travolto Anita, ex concorrente del noto reality show, Grande Fratello, ha toccato nuovi bassi che hanno scatenato indignazione e preoccupazione. Gli ex partecipanti del programma sono spesso bersaglio di commenti offensivi, ma quello che è successo a Anita ha superato ogni precedente, tanto da spingere anche la polizia ad intervenire. Mai vista una cosa così. Situazione shock per Anita. Solo qualche giorno dopo la fine del reality, la situazione per gli ex GFini si è fatta decisamente più tesa. Anita, in particolare, ha fatto sapere di essere stata la mira di una costante e intensa serie di attacchi via social, un vero e proprio bombardamento di odio che l'ha costretta a prendere posizione contro i suoi detrattori, invitandoli a desistere. Tuttavia, qualcuno ha decisamente varcato il limite. Nelle ultime ore, Anita è stata sommersa da insulti e minacce pesantissimi, in particolare durante una nottata estremamente difficile. Qualcuno, nascondendosi dietro uno schermo, le ha scagliato parole che nessuno vorrebbe mai sentire, arrivando persino ad annunciare l'intenzione di organizzare un gruppo per farle del male. Di fronte a questo scenario da incubo, Anita ha scelto di non rimanere in silenzio e ha chiamato la polizia. Anita, una violenza inimmaginabile. Cos'è successo? Recentemente, Anita ha condiviso uno screenshot di un messaggio intimidatorio rivolto a lei, pubblicato da un certo Marco 1980, su un social network non specificato nell'articolo. Nel post, l'individuo minaccia apertamente la ragazza. Tuttavia, Anita ha mostrato coraggio e ha immediatamente condiviso quanto accaduto con il pubblico. Ecco cosa ha scritto nella storia di Instagram. Io ho 26 anni, due spalle grosse come le astronavi e due maroni che solo la zia sa. Ma c'è gente che per queste cose si chiude in casa e non solo. Per fortuna esiste il karma, oltre la polizia postale. Ma dove siamo arrivati? Quello che hanno fatto ad Anita è da brividi, chiamata anche la polizia. Ma dove siamo arrivati? Quello che hanno fatto ad Anita è da brividi, chiamata anche la polizia. La vicenda si complica ulteriormente con la scoperta che lo stesso account aveva precedentemente postato messaggi riguardanti un'altra ex concorrente, Perla, invitando a bloccare e segnalare il profilo per minacce. Molti fan di Beatrice Luzzi, un'altra figura popolare associata al reality, si sono prontamente dissociati da questo Marco, dichiarando il proprio disgusto e sottolineando l'umanità che li differenzia da un simile comportamento vile. L'opinione pubblica è divisa, con alcuni che descrivono l'autore delle minacce come un folle che ogni anno sceglie nuove vittime, mentre altri sottolineano la natura diffusa degli attacchi a Anita sul suo profilo Instagram. La spiegazione più accreditata sembra essere che si tratti di un individuo persistente, noto da tempo per il suo comportamento disturbato, che continua a cambiare identità pur mantenendo il medesimo modus operandi. Quel che è certo è che la comunità online è unita nel condannare tali atti e nel richiedere che venga preso ogni provvedimento necessario per fermare l'individuo responsabile.